Soprattutto perché già lo dissi in novembre alla banca popolare di Vicenza, ricordando il professor Genese, la data del 20 settembre sembra non casuale, è legata al destino, perché io che sono vissuto con lui nel lavoro per 7 anni, so che cos'era per lui la chiusura dei corsi, che si teneva sempre tra il 20 e il 25 settembre. E quindi, come per mio padre, che se n'è andato in ottobre, quando era il culmine delle vacanze delle allodole, e l'ho sentito sulle ali delle allodole, così è per il professor Cese, che per un certo periodo è stato un altro padre per me, perché se ne andava in una data fatidica, nel senso proprio del termine. Quindi, per l'onorevole Sartoriano, qui ribadito quello che ha già detto all'inaugurazione del corso passato del Centro di Architettura, mi ha riempito di grandissima soddisfazione. Il corso è suo, in qualche maniera. Io stesso ho fatto una postazione e ho messo il Centro di Architettura di Renato Cese, perché ci sono delle paternità che lì è anche lui, sappiamo benissimo, in nessuna maniera. Io ho un particolare tra tutti di conoscenza proprio per il Centro di Architettura che ha capito, voluto, sostenuto nella persona dell'onorevole Sartori, del direttore Guido Bertramini e del presidente del Consiglio Scientifico, Howard Berns, che si scusa desolato, ma ha un impegno veramente inderogabile a Londra, è impossibile a Montenegro, e si rammarica, non lo sappiamo presente e partecipe come sa fare lui con il pensiero. E un ringraziamento va anche a tutto il centro che ha creduto e mi ha aiutato, perché non è una batteria ma è una testimonianza. Ho voluto fare questo opuscolo da solo dal punto di vista della condizione, avendo come mentore Renzo Gallo, avendo il sostegno ovviamente di tutto il consiglio, di tutti i soci che siamo messi in corpo, quindi ognuno di questi è coautore di questo libro e soprattutto il nostro venerato Giancarlo Cinetti, che mi corre sempre per tutti. E però dal punto di vista proprio della realizzazione della confezione, trovo un incontro, una forma di autoritarismo, ho voluto che fosse lui, perché io avevo dei debiti da pagare, che si pagano con i banchi, e quindi ho cercato in questo sostenutissimo da Carlo Nuova, il quale ci ha messo l'anima e ha fatto questa cosa. Perché voi sapete che da qualche viaggiamo abbiamo deciso di non ricordare i nostri soci, perché sempre si sono ricordati la tradizione, qual era il presidente di Cesare, qual era il presidente di Cesare, qual era il presidente di Cesare, e quant'altro, quando magari i nostri soci, i presidenti, si faceva un qualche cosa, che di solito era in quest'aula. E
degli ospitali alla porta di e poi distribuisce. Pensate che leggendo proprio un bollettino, però una dei bollettini rileggendo di un professore dopo mi faceva correggere varie volte. Il guidava all'aeroporto, per esempio, non c'era lui, il massimo, oppure alla roba pisata, c'era un Brescia che scriveva per il mondo. Questo è il livello che si è mantenuto per parecchio tempo. E poi, concluso il discorso che stiamo, che mi ha testimoniato, è presente e vi dirà che ha avuto accuratissime parole, io faccio un passetto per dire che la gente è tutta imparata a parlare e quindi ho voluto fortemente la presenza di Luigi Braga Rosa che aveva messo a disposizione il suo palazzo e che aveva tirato su come si dice con Cuseni perché era tutto bombardato e sappiamo che si ha restituito un monumento paradiato non solo all'arte ma ha restituito alla vitalità della conoscenza. La conoscenza di italiano. Ecco, io non vado oltre perché vorrei lasciare spazio, tutto il nostro cuore è qua, tutta la nostra memoria è qua. E un ringraziamento finale lo devo a Claudio per le che ha come corretto dei didascalie, perché purtroppo alcuni personaggi non riuscivano a capire che insieme con Maria Vittoria e Pellizzani c'erano persone che invoco, cioè la parte, il testo della parte finale